Oggi ha sbirciato. Eh sì. Perché è arrivato, ha trovato il computer così e quindi ha sbirciato. Già sa che sfida dobbiamo affrontare. Non è una sfida qualunque, parliamo, lo sapete, lo avrete intuito ovviamente dal titolo del contenuto e dalla copertina di Missing Eleven, una nuova sfida. Dobbiamo provare ad indovinare la formazione di una squadra di una determinata partita. Non è una partita qualunque, perché ovviamente parliamo di una finale di Europa League del 2020, se non ricordo Sì, male, finale per Europa League 2020. tra Inter e Siviglia. Io non mi ricordo manco chi l'allenava all'epoca, forse Antonio Conte. Era Antonio Conte. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Ci sono due modi per sbloccare domani stesso subito un nuovo episodio di Missing Eleven. O l'obiettivo iscritti a cui dobbiamo arrivare e che vi ho messo all'inizio di questo contenuto, oppure 5.000, sempre entro mezzanotte, oppure 5.000 mi piace su questo video entro la mezzanotte. Se arriverà uno dei due obiettivi entro la mezzanotte, domani subito nuova sfida. Iscrivetevi e attivate la campanella su tutti e due i canali YouTube di calcio che abbiamo per non perdervi neanche un video. Ci abbiamo anche un canale extra calcio, sto per tornare attivo come si deve anche su quel canale. Trovate tutti i canali in descrizione o compariranno qui durante il video. Prima di continuare, se ancora non ce l'avete, vi consigliamo vivamente di scaricare tramite il link in descrizione la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, ragazzi. Ovviamente stiamo parlando di OneFootball. Io veramente mi chiedo se ancora non ce l'avete, più che altro non sapete che cosa vi state perdendo. È un'applicazione completissima tra notizie del calciomercato, statistiche, curiosità, vi fanno vedere le partite dei campionati esteri e non solo. È riduttivo parlare di OneFootball solo con queste tre cose che vi ho detto. OneFootball è molto di più. Fidatevi di quello che vi abbiamo detto, passate sul link in descrizione, scaricatela gratuitamente, perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Yeah! Can you guess the players in the missing 11? Inter Milan, vabbè, Inter contro Siviglia il 21 Agosto. agosto 2020. Sì. Ah, sì, perché era il Era l'anno. post-Covid. Sì, 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 Ok, sì, era allora, quell'anno. carta, forbici, sasso per chi comincia. Io sbirciando già questa. Già c'è in dubbio. No, non so proprio chi sia. Vai, carta, forbici, sasso. Cominci te, vai. Te faccio play, vai. Fammi play, va. Allora, diciamo che sul portiere, ragazzi, ci sono veramente pochi dubbi perché è stato il portiere dell'Inter. Vabbè. Dico è stato perché è cosa ufficiale pure dei pochi pochissimi giorni fa. Handanovic ci ha salutato, ma in quella È finale scaduto il contratto, in quella finale ovviamente era era un calciatore stra-titolare. titolare. Mi sono dimenticato di dire che potete provare ad indovinare anche voi qui sotto nei commenti i calciatori, non barate ovviamente. Vediamo chi ne indovinerà di più. Ci sfidiamo a uno, ci passiamo la palla e vediamo tra di noi chi vince. Con il tuo nuovo regolamento, che ormai è vecchio perché è una vita che l'hai annunciato, mi tocca questo. Te tocca lui. Senti, c'hai presente quello che ti è successo a te l'altro giorno, l'altro giorno, insomma, un bel po' di tempo fa, l'ultima sfida Missing Eleven con la Roma? Sì. Mi sta succedendo esattamente la stessa cosa qui. Mamma mia. Lo stomaco mi ha fatto un rumore strano. Fabio. Non te l'hai in mente? Fabio, io non so dove mettere le mani, Fabio. Ma mo che mi invento io? Tu lo sai? No? No, perché lui poi mo deve fare la poker face, giustamente, perché mica te devi dire. Mi prendo qualche secondo per provare a Vai, capire chi è. No, è legittimo. sto già a guardare là. 2-4. Io c'ho un vuoto totale e completo, sto impazzendo. Sto impazzendo. Allora, quello 5 non può essere. Help. Big help. Te posso dire, non mi ricordo manco io. C'ho un vuoto. C'ho un vuoto clamoroso su quello da 5. Assurdo, ma pesante proprio. 5. Sul centrodestra. Ma fa. Senti. Vai, Vai, spara. babala. Adesso sei. Babel. Babel. Ma fa. Spara. Te lo giuro, io al momento sono veramente completamente fuori strada.
Allora, hai indovinato la N nel finale. Vabbè, mi è venuto in mente e me l'hai regalato. Che ne sapevo io che la N era la finale, non te volevo dare una mano. Ciaone, ciaon, vai. Chi è? Tanto ci sono arrivato io. Godin. Ma facile, Godin. Facile. No, non era facile, ma chi ci stava a pensare a Godin? E tocca a me ancora. Il problema è che questo lo so e poi quell'altro dell'anno non lo so. Mi dispiace perché... Milan Skriniar. No! No, aspetta, è da 8, è vero, c'hai ragione. Sono andato facile facile. Fabio, qui rischiamo di fare una figuraccia clamorosa. Aspetta, oh, io ho fatto, mi sono sbagliato a contare, sono andato troppo No, troppo ma io sicuro. Pure, io pure avrei. E allora aspetta. Io uno ce l'ho in mente, ma può essere che già giocava all'epoca. Da titolare. Io non so che dite, vai. Non so che dite, vai. Io sto già a pensare, sto proiettato a quell'altro perché può secondo essere. Me lo indovini. Può essere. Secondo me è Bastoni. Centrale, porca miseria. Può essere. Sinceramente non ci avrei scommesso un euro perché non mi ricordavo che già nel 2020 era titolare in una finale di Europa League. Sì, Fabio, ma io sto nel pallone più totale. Quindi siamo sul 3-0? Non ti viene in mente quello da 2-4? Non mi viene in mente. Oh mamma mia. Come fa a non venire in mente? Cioè, è più facile di questo. Ah, la capoccia a me mi dice Di Marco. Ma quella Di che Marco poi che si scrive tutto attaccato. Di Marco, manco c'entrerebbe. Esatto, pure se fosse sarebbe Di Marco. Manco la voce entrerebbe. Di Natal. Terzino, sì, manco terzino. Terzo di difesa a 3. Godin, boss. Santo cielo. Ma lo sai che per un attimo stavo a pensare a De Vrij tutto attaccato? Ma essere in bambino. No, vabbè, meno male che ti tocca a te quello da 10. Allora, mi tocca a me. Ma chi è quello da 10? No, ci ho pensato pure io a quello da 9. Ma chi è? Ma quello da 11, ma chi è? Io non ci sto capendo niente, Fabio. Ma aspetta, allora, chi giocava all'epoca all'Inter? Esterno di centrocampo a 5. Ecco, qua c'ho un serio problema. Mo, speriamo che tu mi possa dare un suggerimento in modo tale che poi ne non approfitto. Quindi non te lo ricordi, no, manco tu. Te lo sto a dire dall'inizio. Non lo so, non me lo ricordo. Che te devo dire? Non me lo ricordo. C'ho vuoto totale e completo. Sto a dire il pallone più totale. Non può essere che giocava esterno. Se ho capito che ti è venuto in mente, no. No, non era esterno. A meno che qua il modulo. Però Conte gioca. No, no, così. Giocava per 3-5-2. 3-5-2, sì. Qua in questo caso sembra ultra offensivo, però. Secondo me sti due stanno dietro. Sì, sì, vabbè, in certo, linea. Il classico, sì. Il problema è 3-5-2 completamente. Vai, vai, in senti linea. In mente, spara, scrivi a caso. Per forza. Vai, scrivi a caso. Oh. Cosa dà il suggerimento, però? Ma non c'entra. È 9. Non è che conta 10 pure la stanghetta? No, no. Era il primo a cui avevo pensato. Quindi la stanghetta in realtà è l'apostrofo. Cioè, sì, nel senso, conto, l'apostrofo io viene pure ci avevo come... pensato ad Ambrosio. Sì. Posso andare a sinistra dell'A? No. Che fortuna che c'hai. Vabbè, oh. No, eh. Fa, mamma mia, oh. Mamma mia, fa. Se sapevo che era così facile, aprivo e andavo a vedere subito. Stai a ricontare. Allora, lui... Gagliardini titolare in finale a quanto pare. Mamma mia, mamma mia, a caso, mi è venuto a caso. Vai, mo tu sei andato a caso? Io questo lo so, io questo lo so 100%.
Vai. Da 7. Da 7. A fa. Mamma mia. Io un'idea ce l'ho. Sparacchia. Però non mi ricordo quando è arrivato all'Inter. E quello è il problema. Sparacchia. Non mi ricordo quando è arrivato all'Inter. Only the brave. Non c'è in mente altri centrocampisti da 7. Mi va in mente solo lui. Ce ne stanno tanti. Almeno due. Tu c'hai più soluzioni, ma a me l'altro non mi viene. Io ce n'ho uno solo in mente. L'altro non mi viene. Un altro non mi viene. Vai. Tanto sono sicuro che la sbaglio perché non è arrivato. Era ancora presto. Fabio, l'avrei sbagliato. Fabio. Era l'unico che mi veniva in mente. L'unico. Non c'è nessuno da 7. Io avrei detto Eriksen. Io avrei detto. No, Eriksen era dopo. Come era dopo? Era dopo. Era l'anno dopo. Era l'anno dello scudetto. Avrei sbagliato. A Barella io non ci stavo minimamente. O forse pensare. Era già arrivato? Ma secondo me già c'era. Secondo me già c'era. Sì, mi sa c'è ragione. Io qua provo. Avrei detto anch'io lui. Mo da 8 in attacco. Sì, ma portiamo un attimo il conto perché io mi sono perso. Te sei perso? Ne hai indovinata 3. 4 e sto a 5. E io quindi sto a? Devrai Gagliardini e Brozovic 3. Sto a 3, vai. 8. No, mi tocca quello da 5. L'esterno. No. L'esterno a sinistra da 5. Mi tocca quello da. Ah, forse ce l'ho. Ashley Young. Mamma mia. Te potevi confondere con Gosens. No, Gosens non c'è stato ancora. Ashley Young, mo il problema. Martins. È Lautaro Martinez. Scusami tanto. Non dovrebbe essere Lautaro? No, è Lautaro Martinez. Ma c'è stato Lautaro Martinez. Mamma mia, ultimamente guarda, non ti sopporto quando fai così. Non ti sopporto. Perché ti devo aiutare? Non vuoi, non fare facce strane. Tu non è che, non chiedo di aiutarmi, ma non chiedo neanche di portarmi fuori strada. Io non faccio niente. Io non le faccio le facce che fai tu, io vai. Io non faccio nessuna faccia. Hai vinto. E certo ho vinto già prima. A parata che mani, a parata. Era questo, era, no, ecco. Si era messo davanti a si era messo partita. Davanti, sì, sì. Ha sì, fatto sì, il portiere. 7 a 4. Godin mi ha fregato. Ashley Young però ci sarei stato un po' ci sarei arrivato sicuro, ma ci sarei stato sicuramente un po' ho perso. Avresti perso comunque però, eh? Perché? Perché io non ho indovinato una di più rispetto a te. Avrei vinto comunque 6 a 5. Se tu avessi indovinato Godin, avrei vinto uguale. E qual è l'altra che ho cioccato? Io non ho cioccato tu niente. Tu hai cioccato, e appunto hai cioccato Godin, me l'ha sorpresa io. Perché hai cominciato te. Vabbè, allora, gli obiettivi li sapete per un nuovo episodio. Cerchiamo di raggiungerli domani stesso, nuovo episodio. Grazie per la visione. E alla prossima con un nuovo video. Da ora erano 10 episodi che vincevo io, c'è sta che no, non lo so, però sicuramente è più di qualche avrei episodio. Avrei vinto l'ultimo per miracolo, perché stavo proprio fuori de brocca. Ciao, raga.